Tele Due Ruoti, una televisione monolocale. Qual è la novità? Che sarò tra i personaggi, gli attori del prossimo film di Franco Maresco. La mafia non è più quella di una volta. Franco, dico, ho detto bene? Hai detto benissimo. E questa cosa a me riempie di orgoglio. E cosa farò nel tuo film? Ma come ti avevo detto qualche tempo fa, io non ho frequentazioni con internet, però qualcuno mi ha fatto vedere la tua televisione, monolocale, sì? E non ti vedevo da anni, e la faccia che ho visto mi riportava indietro di decenni a quel meraviglioso cinema degli anni 50, quando c'erano personaggi secondari, grandi caratteristi, come si chiamavano allora, nei panni di nobili, aristocratici, squattrinati, morti di fame, per carità, spero che non sia giusto. Giusto, 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 parole giuste. E quindi ho detto, no, è una faccia meravigliosa, in qualche modo deve rientrarci, in qualche modo deve rientrarci, e quindi forse questa è la volta buona. Allora, ripetiamo il titolo del film, che poi è la prosecuzione di Berlusconi. Esatto, esatto, perché laddove finiva, perché l'ultimo fotogramma finiva con un personaggio straordinario, Ciccio Mira, che diceva, invitava i ragazzi a non frequentare mafiosi, ad abbandonare, diciamo, l'idea di diventare mafiosi, ma aveva una ragione, perché la mafia non è più quella di una volta. Benissimo, Franco. Mi sono già pronto, mi sto preparando, va bene? Aspettiamo, grazie. A te. Non ci credevi? Mi sto preparando, vedi? Andrò a fare il marchese nel prossimo film dell'amico Franco. Mi sono scritto il titolo per non sbagliare. La mafia non è più quella di una volta. E dice tutto. Cioè, come sono io? Perfetto. Tutto a posto. L'anello si vede? Porca miseria questa luce. Ecco, l'anello del marchese. Vabbè, insomma, così. Soddisfazioni. Fulvio Abate, Tele Due Ruti. Il marchese Fulvio Abate.